scusate la luce, non è delle migliori, anzi. Sentite uguale, che se sono quasi afro. Si sente, sì. Lettera di Giacomo, capitolo 3. Parlo anche chiaro perché la mia domanda è una cosina per domenica. Prima di passare a quello che vorrei condividere con questa sera, il Signore suo benedetto ci sta benedicendo tanto negli ultimi tempi, non solo attraverso l'azione dello Spirito, che ogni giorno compie meraviglie, sta davvero compiendo meraviglie in mezzo a noi, ma anche attraverso la sua parola. E abbiamo sentito anche domenica testimonianze di fratelli che, ad esempio, attraverso la parola del insegnamento sulla fede hanno iniziato a pregare con fede in direzione in modo specifico, ringraziando Dio sulla parola, ad esempio, di Marco 11:21-24. Sono stati benedetti nell'ambito lavorativo in certi ambiti, altri hanno ricevuto guarigione. E le settimane che ci attendono, soprattutto queste due domeniche, domenica, domani l'altra e la prossima, il Signore ci donerà una parola che sarà fonte di grande benedizione, soprattutto per chi si trova in situazioni di difficoltà. E credo che quella visione, oltre a quello che il Signore fa questa sera di togliere pesantezza e tutto, sia una condizione in cui molti di noi, molti di voi si trovano in questo tempo, ad esempio nell'ambito lavorativo, in cui alcuni di voi si sentono parcheggiati o messi sulla strada. Vi ricordate quell'immagine in cui Gesù mostra quegli operai che non hanno lavoro e a un certo punto il padrone passa e li chiama nel proprio campo? Io vi invito a cogliere la parola che sarà portata, non tanto perché la porto io, ma perché è la parola di Dio, domenica prossima, veramente con tutto il vostro cuore, di preparare il vostro cuore a riceverla e a metterla in pratica, perché vedrete sarà un tempo di grande segno, di grande raccolto, anche in tempo di crisi di carestia. Amen. E chi si trova in quella condizione lungo la strada, io vorrei esortarlo che cominciasse in questi giorni a gridare alleluia, perché il Signore ci sta insegnando che nel regno di Dio non c'è mai penuria, e la Bibbia dice che Dio nutre i suoi figli in tempo di fame. Amen. E è più bello mangiare in tempo di fame che in tempo di abbondanza. E nel libro di Malachia c'è scritto che quando si mangia e si ha abbondanza e si lavora, in tempo di carestia lì si vede la differenza tra chi serve Dio e chi non lo serve. Amen. Io voglio ricollegarmi brevemente sia a quello che abbiamo condiviso domenica scorsa circa l'arrendersi alla persona dello Spirito Santo, che a quello che dicevo la mattina dopo, mi sembra due dopo Capodanno, in cui parlavo della lode. Vi ricordate, vi disse che abbiamo parlato venerdì sera riguardo a una dimensione particolare del pregare, che è il pregare con lo Spirito. E io vorrei cominciare questa esortazione, dopo l'esperienza anche che abbiamo fatto questa sera, che introduce così, in modo così bello, questa breve riflessione che voglio fare con voi, proprio del pregare nello Spirito e di vedersi manifestare i doni dello Spirito, dal capitolo 3 della lettera di Giacomo, dove si parla della lingua. Perché voglio iniziare da lì? Perché tutto quello che noi abbiamo detto anche riguardo al ravvedimento, riguardo alla resa allo Spirito Santo, se ci fate caso, io ho sentito anche l'insegnamento che è stato fatto alle donne, non perché sono una donna, ma perché sono curiosissimo. Ci fate caso che gira di gira torniamo spesso a parlare di problemi di lingua, non lingue straniere, ma lingue che fanno quello che non dovrebbero fare. La maggior parte dei nostri problemi da dove nasce? Qui. So che anche i giovani hanno condiviso sabato una cosa, per un gioiello prezioso che io ho avuto modo di leggere e che ha portato Daniele, e che mi ha ricordato anche una cosa che avevo detto tanti anni fa e che non mi ricorda più, e tu me l'hai ricordata. Mi sarebbe piaciuto essere già con voi.
ma se mi volete però nel prossimo sabato non lo so. Non ho sentito dire sì, quindi credo che è giovane, soprattutto per l'età. No, vero? No. Ok. E cari miei, iniziate molti a fare da maestri sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Poiché manchiamo tutti in molte cose. È qui che io volevo riflettere con voi. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto. Non stiamo parlando noi di perfezione. Qualcuno stasera, qualcuno che suona la chitarra, stasera ha pregato per una sposa pura, per una chiesa pura che il Signore sta purificando. Oggi meditavo in questi anni, per la grazia di Dio, quante tonnellate di peccato mi ha levato dalle nostre vite, dalla mia. E sta purificando veramente per preparare questo grande raccolto. La parola che stasera ho sentito venire da Dio di Isaia 2, dove c'è scritto che le spade che noi usavamo prima per uccidere, per ucciderci l'un l'altro, diventeranno vomeri, dove si semina, e che le lance con le quali abbiamo fatto guerra in passato diventeranno falci per mietere. Mietere che cosa? Raccolto di un nuovo tempo evangelistico, di raccolta di anime. Amen. Eppure l'impatto, il problema su cui noi ci affamiamo spesso è proprio la lingua. E siccome noi stiamo parlando non solo di santificazione, di purificazione, ma anche e soprattutto di arresa allo Spirito di Dio, perché questo è veramente un punto fondamentale della vita cristiana, riconoscere che siamo abitati da una persona in pienezza e che questa persona vuole manifestare Cristo in pienezza al mondo. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Questa parola è potente. Se abbiamo noi dei problemi di mancanza di controllo sul corpo, pensiamo al mangiare. Si possono avere disordini alimentari, mangiare troppo poco, soprattutto mangiare troppo. Non perché io ho questo problema, non guardate così. Oppure problemi nell'area sentimentale, addirittura disordine nella sessualità che riguardano il corpo. A volte è un po' difficile tenerlo a freno, tenerlo buono al corpo, cercare di farlo diventare, come dice il capitolo 6 della lettera Romani, strumento di giustizia per Dio e non strumento di peccato. Questa parola dice che se la nostra lingua è domata, noi siamo in grado di tenere a freno anche il nostro corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corso. Ecco, anche le navi, perché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone. Questo vento impetuoso cosa vi ricorda? Spirito. Eppure il vento impetuoso potrebbe portare una nave alla deriva, se non c'è un timone che la dirige. E un fratello mi ha ricordato a questo proposito una reclame, uno spot pubblicitario che andava in voga 7-8 anni fa, forse di più, in cui il personaggio che faceva lo spot era Ronaldo, non Cristiano, ma Ronaldo che giocava nell'Inter, in cui a un certo punto lui tirava sul piede e si vedeva il carro armato del pneumatico. Non so se ve lo ricordate, e lo spot era la potenza e nulla senza controllo. Ve lo ricordate? Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. È forte questa parola, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo. Infatti è scritto: onora il padre e la madre affinché tu goda lunghi anni nella terra che il Signore ti dà. Come si onora il padre e la madre soprattutto? La lingua. Pietro dice: astenetevi dalla menzogna, dite la verità se volete avere una vita lunga. Quindi ciò che diciamo, la parola che noi pronunciamo, potere di vita o di morte. Più tardi vedremo che Giacomo dice: morte e vita sono il potere della lingua.
e infiammata dalla Geenna. Cos'è la Geenna? Inferno. Dà fuoco al ciclo della vita. Che cosa è il ciclo della vita? Padre, figli, nipote. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. Sottolineato, la lingua nessun uomo la può domare, nemmeno un salvato. Nemmeno noi possiamo domare la lingua. Perché non la possiamo domare? È quello che ha condiviso, che io portai anni fa, e che ha condiviso Daniela con i fratelli sabato in cielo. Tutti i muscoli del nostro corpo sono attaccati da due parti. Il bicipite è attaccato da due parti. Il quadricipite, femorale, è attaccato da due parti. Ma la lingua è l'unico muscolo che è attaccato da una parte sola e l'altra svolta. Ma è vero, tutti i muscoli del corpo sono attaccati da due parti, tranne uno, che è la lingua. Perché sia domata, occorre che qualcuno ne tenga l'altra estremità. Ma la Bibbia dice che nessun uomo la può domare. Perché? Perché è attaccata da una parte sola. Allora voi direste, ma io conosco alcuni a cui andrebbe saldata l'altra estremità all'altra. Beh, potrebbe essere una soluzione. Non dà però un gran frutto. Okay? Però intanto è rilassante, perché non abbiamo il compito di domare la nostra lingua. Amen? Amen. Gloria a Dio, siamo esentati da questa fatica di dover domare la lingua, anche perché è impossibile. Se ci avete provato, avete fallito, io ci ho provato, avete fallito. La Bibbia lo dice. È un male continuo, piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizione e maledizione. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente, certa forse della medesima apertura, il dolce e l'amaro. Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive nella vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua? Come si fa allora? Se la lingua è così importante e morte e vita sono nel potere della lingua, possiamo noi avere la possibilità di usare la lingua per la vita? Sì. Stiamo parlando noi di arresa allo Spirito di Dio. Com'è? Com'è possibile, se noi non possiamo domare la lingua, che la nostra lingua diventi uno strumento di vita, non di morte? Attenti, non dico non di morte, dico di vita. Dio è sempre propositivo. Dio non vuole soltanto che la nostra lingua non sia uno strumento di morte. Dio vuole che la nostra lingua sia uno strumento di vita. Chi è l'unico che può domare la lingua? Lo Spirito Santo. Solo la persona dello Spirito Santo può domare la lingua. E a questo proposito, siccome stiamo parlando di arresa allo Spirito Santo, sapete che più noi facciamo una cosa, più quella diventa il nostro possesso. Se voi fate uno sport, più vi allenate e più diventate forti, diventate capaci, ok? È tipico dell'uomo, entra proprio all'interno. Cosa va a modificare? Vi ricordate? Il DNA. Il DNA. Allora noi possiamo esercitare la lingua sempre di più a fare il bene e sempre di meno a fare il male. Come possiamo fare? Dobbiamo darla, dobbiamo arrenderla. A chi? Allo Spirito Santo. Nella prima lettera di Pietro c'è scritto: chi parla, parla con parli come si annunciano gli oracoli di Dio. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca. Noi non possiamo con le nostre forze smettere di usare per il male la nostra lingua, però possiamo permettere allo Spirito Santo di usarla per il bene. E siccome la Bibbia dice che nessuno può servire due padroni, se decidiamo di far sì che la lingua scelga un padrone, automaticamente smetterà sempre di più di servire l'altro padrone. Amen. Non ci si arriva da oggi a domani, ma si può iniziare. Come possiamo arrendere la lingua allo Spirito Santo?
Lo sapete chi sono gli unici che, anche quando usano la lingua a sproposito, quella lingua non produce male, anche se va corretta? I bambini. I bambini. Fino a quando? Il libro della Genesi dice fino a quando la malizia non entra nell'adolescenza. Che cosa accade nell'adolescenza? La Bibbia dice che fino all'adolescenza non c'è la dignità nell'uomo. C'è la natura di peccato, ma non viene imputata. Ecco perché i bambini vanno in paradiso. Perché non viene imputata. Fin quando nell'adolescenza l'abbiamo sperimentato noi nella nostra vita. Cosa subentra nell'adolescenza? La malizia. Nel bambino non c'è la malizia. Ci può essere disciplina, ma non malizia. E vi ricordate quando nel Salmo di Davide, nel Salmo 51 ha scritto: Signore, io ho confessato le mie colpe e tu hai perdonato non il mio peccato, ma la malizia del mio peccato. Qual è il problema di base? È la malizia. Allora, l'unico modo per cui la nostra lingua può smettere di essere una lingua maliziosa, quindi volta al male, è quella che sia una lingua di bambini. Gesù ha detto: se non tornate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E io voglio vedere tutto questo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 14, al versetto 20, credo sia. Sì. Dove si parla proprio di malizia e di bambini. Di malizia e di bambini. Prima Corinzi 14, versetto 20. Quando Gesù dice tornate come bambini, sta dicendo soltanto una cosa: arrendetevi allo Spirito Santo. Questo, nascere di nuovo, ma non basta. Nascere di nuovo non basta. Accettare Cristo, avere il perdono dei peccati e nascere di nuovo è la prima tappa. Ma dopo diventiamo figli di Dio come bambini, dobbiamo, attenti, crescere, dice la Bibbia, fino alla completa statura di Cristo, rimanendo bambini. Ci sono alcuni che rimangono bambini e non crescono fino alla statura di Cristo. Ci sono altri che tendono a crescere verso la statura di Cristo, ma perdono il bambino. Devono rimanere tutti e due. Direte voi, com'è possibile? Paolo lo spiega. Fratelli, non siate bambini quanto a ragionare. Siate pur bambini quanto a malizia. Ma quanto a ragionare, siate uomini compiuti. C'è scritto una cosa qui. Siate uomini e allo stesso tempo bambini. Non vuol dire rimanete infantili. È lì che dice dovete crescere. Fino alla statura di Cristo, non infantili, essere bambini non vuol dire essere infantili. Dice siate bambini quanto a malizia, cioè rimanete con un cuore semplice, come quello e puro come quello di un bambino, come camminando nello Spirito. E poi vedremo perché parliamo proprio della lingua. Ma dice, ma quanto a ragionare, cioè quanto al crescere in Cristo, quanto alla vita razionale, così la chiamo, vi ricordate che abbiamo parlato anche nel secondo studio biblico, cioè la nostra anima, dobbiamo diventare maturi fino alla statura di Cristo, ma non dobbiamo perdere del rimanere bambini. E è più difficile ancora quello che crescere fino alla statura di Cristo. Perché è difficile? Colpa della lingua. Ora, Paolo dice che dobbiamo rimanere bambini e allo stesso tempo dobbiamo crescere fino alla completa statura di Cristo. In che contesto parla? Del contesto del pregare.
Non dobbiamo mai leggere i versetti fuori dal loro contesto, amen. Dobbiamo sempre leggere un versetto nel contesto non solo del capitolo, ma del libro anche in cui è stato scritto. Di cosa sta parlando qui Paolo? Sta parlando del pregare. Qual è lo strumento con cui si prega? La lingua. Se tutto quello che abbiamo detto lo mettiamo per fare il risultato, Paolo sta dicendo: dovete arrendere la vostra lingua allo Spirito. Nessuno la può domare, ma la può domare chi? Lo Spirito. Quando una persona nasce di nuovo e viene riempita dallo Spirito, la prima cosa che si muove è la lingua. E io questa sera voglio parlare proprio del pregare con lo Spirito e fare un'esortazione biblica mettendo luce sul discorso lingue. Perché ancora oggi, dopo 2000 anni dal diversamento dello Spirito e oltre 100 anni di movimenti pentecostali carismatici, c'è un sacco di confusione sulle lingue, un sacco. L'unico modo di chiarire questa confusione è andare alla parola di Dio. Amen. Pregare in lingue. Noi questa sera abbiamo visto manifestarsi pregare in lingue, abbiamo visto manifestarsi parlare in lingue. Non sono la stessa cosa. Ci sono alcuni che dicono le lingue vanno usate quando c'è l'interpretazione. Ripeto, non è quello che la Bibbia dice. Sebbene stasera abbiamo avuto una lingua con 3 interpretazioni che hanno portato beneficio ad alcuni fratelli, liberazione interiore, eccetera, ed edificazione. Paolo non dice questo, perché Paolo usa 2 verbi diversi. Si può pregare in lingue e si può parlare. Attenti, solo uno di questi due è il dono dello Spirito. Quando in Prima Corinzi capitolo 12 c'è l'elenco dei doni dello Spirito, i 9 doni dello Spirito, in fondo si parla varietà di lingue, interpretazione delle lingue. Quel dono ha bisogno dell'interpretazione come stasera, ma questo non ha niente a che vedere con il pregare in lingue. Che cosa è pregare in lingue? Parlare in lingue, come ho fatto io stasera, è un dono dello Spirito Santo. Pregare in lingue è una capacità del tuo spirito nato nuovo in Cristo. E c'è una bella differenza. Quando prego in lingue, quando parlo in lingue, lo Spirito Santo parla, non prega. Vi sembra la stessa cosa? La Bibbia è molto chiara su questo. Se noi leggiamo la parola di Dio senza infiltrazioni denominazionali o correnti ermeneutiche, la Bibbia è molto chiara, ve lo faccio vedere. Versetto 2 del capitolo 14. Versetto 2 del capitolo 14. Chi parla in altra? Cos'è scritto? Chi parla? C'è scritto chi prega? No? C'è scritto chi parla? Andate adesso al versetto 14. Quale verbo si usa? Chi prega? Non è la stessa cosa. Dov'è la differenza? Prima vi spiego la differenza e poi dopo faccio l'esortazione che volevo fare. Quando una persona nasce di nuovo, l'abbiamo detto domenica, la vecchia persona muore al Calvario e un nuovo Walter, un nuovo Mene, una nuova Gianna rinasce in Cristo, ricreato di nuovo in Cristo e ha uno spirito nuovo. Tuo spirito, non l'anima, non il corpo, ma il tuo spirito nasce di nuovo. Quando viene riempito con lo spirito,
viene battezzata dello Spirito Santo. Quella nuova creatura riceve un linguaggio per pregare Dio. È molto semplice. La lingua celeste che Adamo ha perso in Eden, perdendo la comunicazione con Dio, è recuperata quando rinasciamo in Cristo e veniamo battezzati nello Spirito. Perché una persona che è nata di nuovo non prega in lingue finché non è battezzata nello Spirito? Dobbiamo andare a vedere il libro di Ezechiele. Vi ricordate la valle delle ossa? Quando si rialzano in piedi, si riformano i muscoli e la pelle, quella è una nuova nascita, però sono ferme. Quando una nuova volta viene lo Spirito, iniziano a muoversi. Questa è la stessa cosa che accade alla nuova nascita. Siamo nati di nuovo, ma siamo fermi. Siamo salvati, andiamo in cielo, bellissimo, ma non possiamo muoverci nel mondo spirituale, non possiamo muoverci nel regno di Dio. Perché? Non abbiamo potenza. Siamo come persone che non hanno potenza nei muscoli per muoversi. Quando lo Spirito viene una seconda volta e veniamo battezzati nello Spirito, possiamo muoverci nel regno di Dio. Che cosa fa un bambino appena è nato? La prima cosa che fa? Cosa usa? La lingua. Attraverso la lingua e dei genti, egli riesce a comunicare in qualche modo con il padre e con la madre, esprimendo i suoi bisogni. Dolore, sofferenza, bisogno di latte, ok? Questo è ciò che accade quando noi preghiamo in lingue. Vediamo. Verso 14. Se prego in altra lingua, prega lo Spirito? No, leggete. Rileggiamo insieme. Se non parlo, ma se prego in altra lingua, prega lo Spirito? C'è scritto prega lo Spirito Santo? No. Ecco perché questo non è pregare nello Spirito. Pregare nello Spirito vuol dire pregare in italiano, in lingua, arresi allo Spirito Santo, sotto la guida dello Spirito Santo, completamente. Nell'adorazione, nella lode, nell'intercessione, qualunque forma di preghiera arresa sotto l'influsso, sotto la guida, sotto la potenza dello Spirito Santo. Pregare in lingue, non parlare in lingue. Pregare in lingue è pregare con il mio spirito. Ispirato da chi? Dallo Spirito Santo. Il mio spirito unito allo Spirito Santo prega. Ma chi è che prega? Io. Invece molti credono che quando si usano le lingue è lo spirito che prega. No. Perché Paolo dice: se prego in altra lingua, prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Cioè, niente interpretazione. Paolo dice questo. Non è necessario, quando preghiamo in lingua, l'interpretazione. Può esserci. Paolo dice, se però pregate in lingue, pregate di ricevere, di poter interpretare quello che pregate. Dio ve lo donerà. Ma si può pregare in lingue senza che l'intelligenza ne riceva frutto. E dopo vi dirò perché. Che dunque, allora Paolo dice, che cosa devo fare? Non devo pregare perché la mia intelligenza non capisce ciò che io sto dicendo con lo Spirito. Da dove viene quella lingua? Dal cielo. È la lingua della nostra patria. Anzi, è la tua vera lingua spirituale. Che io ho una lingua nel mondo per comunicare con il mondo, ma ho una lingua spirituale. Il mio essere creato in Cristo ha una lingua sua per comunicare cose spirituali in termini spirituali con il mio Padre spirituale in cielo. Quando io prego in lingue, uso quella lingua. Se voi realizzaste solo questo, sapete quanto potreste del parlare con la vostra lingua? Quella è la vostra lingua, che era morta perché eravate morti nei peccati. Ma quando siete nati di nuovo, lo Spirito vi ha vivificato e vi ha riempito, voi potete tornare a parlare la vostra vera lingua.
Quando io prego in lingua, chi prega? Il Walter salvato e ricreato, nato di nuovo in Cristo, che sta parlando la sua lingua originale, che avevamo prima della fondazione del mondo. Efesini 1, il Padre. Sto parlando e egli capisce ciò che io sto dicendo. È il mio spirito che prega. Che dunque, Paolo dice, pregherò con lo spirito. Attenti, ha appena detto, quando prego con lo spirito, la mia mente rimane infruttuosa. Avrebbe dovuto dire, allora non lo devo fare, no? Dice, che fare dunque? Lui dice, pregherò con lo spirito. E, guardate con me, ma pregherò anche con l'intelletto. Vuol dire, pregherò in lingue, senza capire ciò che dico, pregherò in italiano, capendo ciò che dico. Quando è il tempo di pregare in italiano, è il tempo di pregare in lingua. Ok? Attenti. Salmeggerò con lo spirito. Cosa vuol dire salmeggiare? Vuol dire cantare. Si può cantare nella tua lingua spirituale, la tua lingua spirituale, si può cantare con l'intelli. Quando tu canti esaltato, canti con la tua. Quando canti in lingue, canti con il tuo spirito. Ok? Ora, in che contesto Paolo dice questo? Da ciò che viene dopo, noi lo capiamo. Dice, se tu benedici Dio soltanto con lo Spirito, soltanto con lo Spirito. Ragazzi, bisogna imparare l'italiano. Cosa vuol dire se tu benedici Dio soltanto? Ha appena detto, bisogna pregare con lo Spirito, bisogna pregare con l'intelligenza. Ha detto, bisogna usarli tutti e? Ha detto che il primo non va usato. Ha detto che bisogna usare tutti e due. Perché se tu benedici Dio soltanto con lo Spirito, colui che occupa il posto come semplice uditore, come potrà dire amen alla tua pre, alla tua pre, alla tua, non dello Spirito, alla tua preghiera di ringraziamento, visto che non sa quello che dici, allora dov'è la storpiatura che viene fatta? Allora non bisogna pregare lì. Paolo ha detto pregherò con lui e pregherò con l'altro. Perché se io prego solo con lui, quello è lo sbaglio. Ma l'italiano è italiano? Io insegno italiano, credo che questo in italiano voglia dire quello che sto dicendo. Dov'è il problema delle lingue in assemblea? Se noi preghiamo solo con lo Spirito, come potrà qualcuno di noi dire amen visto che non capisce? Ma dov'è il problema? Se preghi soltanto. Ma Paolo dice, pregherò con lo Spirito e poi anche con l'intelligenza, così qualcuno potrà dire amen alla mia preghiera. Amen? Canterò con lo Spirito, canterò in lingue, ma canterò anche con l'intelligenza, perché se canti soltanto, ragazzi, lo vedete soltanto, se tu benedici Dio soltanto con lo Spirito, come potrà qualcuno, se noi entriamo e facciamo un culto e preghiamo e cantiamo solo in lingue, chi entra dice che sono pazzi. Non solo, ma anche se siamo solo tra di noi, noi usciamo edificati? No. Attenti, versetto 17. Quanto a te, certo tu fai un bel ringraziamento. Quando prego in lingue, io faccio un bel ringraziamento, una bella preghiera, ma l'altro non è edificato. E poi Paolo dice, io, che cosa fai Paolo tu allora? Io ringrazio Dio perché parlo in altre lingue, più di tutti voi, più di tutti voi. Ma nella Chiesa preferisco dire 5 parole intelligibili per istruire anche gli altri, anziché dirne 10.000 in altra lingua. Allora, tutto questo problema delle lingue, come si riassume? Quando noi preghiamo in lingue, pregare in lingue è soprattutto, non soltanto, per la preghiera personale.
lì puoi, anzi devi chiedere a Dio che ti doni il dono di interpretare anche. Perché però Paolo dice che il dono dell'interpretazione va chiesto soltanto quando preghi? Per un semplice motivo, perché quando in lingue, parli in lingue, non c'hai bisogno di chiedere il dono dell'interpretazione, perché quando c'è la profezia in lingue c'è sempre l'interpretazione. Sempre. Uno, due o tre che interpretano. Le spiego. Pregare in lingue di per sé non è interpretabile. Ma Dio dice, anche quando sei solo, a me è capitato spesso, se tu chiedi che Dio ti dia l'interpretazione, tu saprai cosa stai dicendo o pregando il Padre. Ma non è necessario. Però è migliore. Non dice questo Paolo del parlare in lingue. Non dice chi parla in lingue preghi che gli altri interpretino. Dice preghi di poter lui interpretare quando prego in lingue. Perché? Perché quando c'è la parlata in lingue c'è sempre insieme il dono dell'interpretazione. Sempre. Sempre. Se non ci fosse, Paolo dice bisogna tacere. Perché non ha senso. Ma sta parlando di parlare. Cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo partire dal pregare in lingue, cominciare da lì. Il pregare in lingue, non il parlare in lingue, non è un dono dello Spirito, non è uno dei 9 doni dello Spirito. Parlare in lingue e l'interpretazione delle lingue sono 2 dei 9 doni dello Spirito. Perché quando prego in lingue, non prego lo Spirito, ma prego io. Sotto l'impulso dello Spirito, ma sono io che prenderei il Padre. Sotto l'azione dello Spirito Santo, ma con la nuova lingua che Dio gli ha dato. Ma di chi è quella lingua? È sua. È sua. Ognuno ha una lingua diversa dall'altra. Vero? E se questo non è vero, non sono vere lingue. Perché è la tua lingua di preghiera personale. E voglio parlare un attimo, 5 minuti su questo. Se noi ogni giorno consegnassimo, io lo faccio e esorto tutti a farlo, mezz'ora di dare la tua lingua alla tua lingua di preghiera. Per mezz'ora la tua lingua è una fonte di benedizione a Dio. È un modo di arrendere la lingua. Parliamo di arrendere la lingua allo Spirito. Quella preghiera con lo Spirito è un'edificazione personale, perché sono io che prego il Padre. Stiamo parlando di edificazione personale. Avete mai provato, vi dico in quante cose può essere utile per pregare intanto in lingua, perché noi usiamo 10 secondi e finito tutto. Quello non è pregare in lingua, quella è un'azione ritualistica, è un automatismo. Mai. Avete mai provato a cominciare a pregare senti un muro? Vuoi cominciare a pregare e ti senti arido? Sembra che il Signore sia volato via, chissà dove? No. Cominci a pregare e sono parole che picchiano contro il muro e tornano indietro? Non hai forza? Capita mai, capita solo a me. In quei momenti la mia mente per vari motivi non riesce a pregare, ma io ho una grande risorsa. Il mio uomo nuovo può pregare sempre Dio. Perché l'anima è condizionata dalle circostanze esterne, ma non lo Spirito. Lo Spirito è sempre lo stesso. Non lo Spirito Santo, il tuo Spirito è nato nuovo in Cristo, è perfetto. È perfetto? Di il mio Spirito nato nuovo in Cristo? È perfetto. È immutabile? Perché se Cristo è immutabile, il mio spirito è immutabile? È immortale. Allora, io quando mi trovo nei momenti di eredità, dico, come dice Massani, ferma ragazzi. Il mio spirito non è mai in crisi. Comincio a pregare in lingua. Un minuto. E sono arido. 2 minuti. E sono arido. 3 minuti. E sono arido. 4 minuti. Dopo un po', io comincio a sentire che quelle lingue acquistano potenza
All'inizio era una lingua cantilenosa, a un certo punto comincia a muoversi il mio corpo e comincia a fare gesti. Sto dicendo più qualcosa, non so cosa. Comincia a fare gesti, dopo 5 minuti la voce si comincia a alzare e una forza soprannaturale prende il mio corpo. Dopo 10 minuti entro nella presenza di Dio e del mura comincia a crollare. Dopo mezz'ora tu hai un potere di preghiera che non ti fermi più. A quel punto sei arreso allo Spirito, puoi cominciare a pregare guidato dallo Spirito, puoi essere ispirato, avere visioni, ispirazione, puoi continuare a pregare per un'ora, due ore. Camminano senza stancarsi, corrono senza affannarsi. Quando preghi per qualcuno, avete mai situazioni disperate per qualcuno, dovete pregare per la salvezza di qualcuno perché qualcuno è in difficoltà e non sapete, non avete manco la forza di pregare, dovete pregare. Cominciate a pregare voi stessi, cioè in lingua. Quanto? 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti. Poi nel silenzio comincia a fiorare dentro di voi una preghiera ispirata da Dio. Cominciate a chiedere per quella persona cose che non avreste mai nemmeno lontanamente pensato. Chi sta pregando allora lì? Il Spirito Santo. Perché? Perché vi siete arresi. Se la lingua guida tutto il corpo, se la tua lingua si arrende allo Spirito, tutto il tuo corpo si arrende allo Spirito. Quando tutto il tuo corpo, la tua anima e il tuo spirito sono arresi allo Spirito Santo, tu puoi essere guidato in preghiere potenti. Mentre pregavi in lingue, il tuo uomo nuovo, illuminato da Dio, ha pregato per quella persona per cose di cui nemmeno tu sapevi che aveva bisogno. Passa qualche giorno e quella persona viene benedetta. Quando è stata benedetta? Quando il tuo uomo nuovo in Cristo, in lingue celesti, intercedeva presso il trono del Padre. Ma la Bibbia dice pregherò anche con l'intelligenza. A un certo punto senti che è il tempo maturo, tu smetti, sei dentro il Santo dei Santi e da dentro di te salta una preghiera di intercessione chiedendo cose che tu non avresti mai pensato, precise e senza parole al vento. Lo Spirito Santo sta pregando in te. Passa qualche giorno ed accade un miracolo in quella persona. Passate tempo a pregare voi stessi nella vostra lingua personale di preghiera. Come la dovreste chiamare? La mia lingua personale di preghiera. Molti dicono io ho bisogno di pregare, ho difficoltà nel pregare. Tu hai una lingua che va con la potenza dello Spirito, non dipende dalle tue capacità, dalla tua stanchezza, dalla tua, se non la usi devi solo cominciare a usarla ogni giorno. Quando si cominciano a manifestare davvero i doni dello Spirito? Quando tu entri dalla porta dei doni. Qual è la porta dei doni? Pregare in lingua. Da quando io ho cominciato, dire la verità, subito dall'inizio, ho visto manifestarsi tutti e 9 i doni dello Spirito. Insieme, tutti insieme. Tutti e 9 i doni dello Spirito. Perché così pochi credenti li manifestano? Perché molti pochi credenti hanno facilità di arrendersi allo Spirito Santo. Quando si manifesta il dono dello Spirito? Quando sei arreso allo Spirito. Come si può essere arreso allo Spirito? Dandogli la lingua. Come si può dare la lingua? Pregando in lingua. Quante volte la profezia si manifesta dopo che si è pregato in lingua? Stasera abbiamo pregato in lingua. Dopo c'è stato parlare in lingua. Prima pregare nello Spirito. Poi si è manifestato il dono. Eravamo in cellula, nella cellula dei fratelli Barbara, Marco, ci sono testimoni, abbiamo continuato fino a mezzanotte inoltrata. Barbara mi diceva, sai, noi preghiamo poco in lingua. Abbiamo pregato in lingua quella sera. Si sono manifestati i doni di guarigione, di liberazione, di profezia. Dobbiamo arrenderci allo Spirito, soprattutto nella preghiera personale, entra nella tua camera e passa 15, 20, 30, 40. A pregare nello Spirito. Poi vieni a dire che è difficile pregare. Tu sei arreso con lo Spirito. Lui ti porta dopo a pregare. Il difficile che cosa è stato l'altra sera? Smettere. Vi dico bugie? Dovevamo smettere perché era la notte e mezzo e questi disgraziati erano fuori che aspettavano. È stato difficile smettere?
Diventa difficile smettere di stare sotto la potenza di Dio. Chi da oggi decide di diventare un uomo potente nello spirito, nella preghiera, e dire ero debole ma divento un uomo forte, in cui preghiere sono risposte in modo miracoloso e io vengo edificato mentre prego in lingue e vengo usato per manifestare le donne dello spirito? Amen. Due parole sul parlare in lingue. Se tu ti arrendi ogni giorno allo spirito, diventi sempre più arreso allo spirito. Se tu vai in palestra tutti i giorni, diventi più. Se tu ogni giorno ti arrendi allo spirito pregando nello spirito, ti arrendi sempre di più, diventi anche più sensibile a lui. E allora è più facile che durante una cellula tu senta la parola di conoscenza, tu senta la profezia, tu senta che lo spirito ti sta usando con il dono delle lingue, parlare in lingue e con l'interpretare. Ma se tu preghi poco in lingue, non sei sei poco arreso e lo spirito non forza mai, è molto dolce. Ma se tu ti abitui a stare con lui, a pregare in lingue tanto, tu diventi un colosso nella fede. E quando Dio ti darà la parola di conoscenza, di sapienza, di profezia, tu sei arreso. E se ti abitui a parlare tanto in lingue, sei sempre più arreso. Dov'è il problema? Che noi decidiamo parlare di profezia, ma non abbiamo il coraggio di dirla. Non abbiamo la fede per dirla. Perché? Perché non abbiamo imparato ad arrenderci da soli allo spirito. Ma a pregare in lingue ti porta ad arrenderti, a diventare un bambino. Quando lo spirito ti vuole muovere, tu ti lasci muovere. Perché? Perché sei abituato a farlo per mezz'ora, un'ora, tutti i giorni. Quando lui ti vuole muovere, tu ti lasci muovere. A volte che cosa gli sembra assurda, come quella che sentirete da qualche giorno, che c'è stata incredibile, a Porcari, lunedì sera, dove c'è voluta fede per dire quella parola di conoscenza, perché era una malattia di cui avevo sentito parlare ma non sapevo cosa fosse. E non credevo che qualcuno lì ce l'avesse, invece ce l'aveva stata guarita immediatamente. Questo è arrendersi pregando in lingue. Ma il vero dono da usare in chiesa è parlare in lingue. Cioè nel silenzio tu senti che lo spirito dolcemente ti spinge a dire qualcosa. È lui che vuole parlare. Dai un messaggio di fede. Quando senti che lui ha finito, tu finisci. Qualcuno interpreta, uno, due, tre, interpretano. E allora diventa una benedizione per tutta l'assemblea. Amen. Avere una lingua personale di preghiera che tu puoi alzarti di notte e dire non mi riesce a dormire, vado in camera e sono in contatto con il cielo, con la mia lingua di preghiera personale e prego il Padre, chissà perché sto pregando, ma dopo qualche giorno magari lo saprai. E magari ti prestai 10, 20, 30 minuti, ti comincia a venire in mente una persona. Tu stai per pregare in lingua, ti viene in mente una persona. Vero? Non era un pensiero tu quando hai cominciato. Ma magari tu, senza saperlo, stai pregando nella tua lingua celeste per quella persona perché Dio lo vuole, perché lei ne ha bisogno. E allora poi dopo puoi pregare in italiano anche. Per ciò che sempre lo Spirito vuole chiedere per quella persona. Romani 8:26. Poiché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito stesso viene il nostro aiuto, l'aiuto della nostra debolezza. Perché egli intercede in favore dei santi secondo il volere di Dio. Non è glorioso? Infatti, sapete come si manifesta? Anche in cielo adorate Dio in lingue prolungatamente, non lo fate con un rito nella prima lingua, lasciate coinvolgere. Lasciatevi coinvolgere. E guardate, io sono 16 anni che prego in lingue. Oggi mi stupisco ogni volta di avere un linguaggio di preghiera celeste personale più di 16 anni fa. Arrendete la vostra lingua. Sapete, più la arrendete durante il giorno pregando in quel modo, meno sarà uno strumento che vi verrà voglia di usare per il maligno. Amen. Amen. Vogliamo pregare prima di chiudere? C'è qualcuno che non è battezzato nello Spirito, che desidera, e da stasera dire tornerò a casa con una nuova lingua di preghiera per pregare mio Padre ogni giorno e vedere muoversi il suo Spirito in modo potente. Amen. Amen. Stendiamo tutti le mani verso Dio. Tutti le mani verso Dio.
chiudete i vostri occhi, aprite il vostro cuore e chiedete a Gesù stesso. Non noi possiamo battezzarvi nello Spirito, ma noi. Chiedetemi con il cuore aperto. Gesù, battezzami Spirito Santo e fuoco. Gesù, riempimi e battezzami nello Spirito. E aprite proprio il vostro cuore, come dicevamo domenica, perché la persona dello Spirito Santo venga su voi con potenza, e quando noi porremo le mani su di voi, Gesù vi battezzerà nello Spirito Santo e lingue celesti scorgeranno dal vostro intimo, da qui, da dentro lo stomaco, sentirete uscirlo, e arrendetevi, tutti insieme poi pregheremo in lingue, vi accompagneremo per un tempo in cui voi come bambini per la prima volta avete una lingua di preghiera per il vostro padre. Signore, mentre siamo qui, noi ti preghiamo tutti insieme, in un corpo solo, una sola preghiera. Preghiamo tutti accordati, stendendo le mani, di battezzare Gesù, Paolo, William e Piero, in Spirito Santo e potenza, perché ti siano testimoni, abbiano potenza in preghiera, manifesti nei doni spirituali, ti testimonino a coloro che non ti conoscono. Nel nome di Gesù. Piero, apri le tue mani verso il cielo. Apri il tuo cuore. Quando tu porrò le mani su di te, Spirito Santo ti riempirà, tu comincerai a pregare in ordine. Amen. Ti prego Gesù adesso. Battezza Piero con lo Spirito Santo. Le mani su di te, inizieremo a pregare con lingue nuove. Gesù, ti prego adesso, battezza guida nello Spirito Santo, che è lì a domani.